Area 51, il podcast dell'editore. Novità, idee e approfondimenti per i lettori di Area 51 Publishing. Area 51 Publishing è la casa editrice che propone il più ampio catalogo in lingua italiana di contenuti audio sulla crescita personale. Per questo tipo di contenuto il formato audio è ideale, perché è flessibile, leggero, portabile e si adatta alle tue esigenze e ai tuoi tempi. Scarica subito gratis i contenuti audio esclusivi di crescita personale firmati Area 51 Publishing. Iscriviti alla nostra newsletter e sono subito tuoi. Vai su www.area51editore.com/newsletter. www.area51editore.com/newsletter. Radio Area 51 Publishing. La prima radio interamente dedicata alla tua crescita personale. Scopri tutte le novità di crescita personale firmate Area 51 Publishing. Vai su www.area51editore.com. Radio Area 51 Publishing. La prima radio interamente dedicata alla tua crescita personale. Scopri tutte le novità di crescita personale firmate Area 51 Publishing. Vai su www.area51editore.com. Pace dell'io. La pace sia con te, tutta la mia pace. Oka malukia, nome oe, ku malukia, apauloa. La pace che è io, la pace che io sono. Ka malukia, ka i, o wau no ka malukia. La pace per ogni tempo, ora e per sempre, eternamente. Kamalukia nonawa apau nokeia wa amau amau loaku. La mia pace io do a te, la mia pace io do con te. Haawi akuau iku malukia ya oe, waiho akuau iku malukia me oe. Non la pace del mondo, solo la mia pace, la pace dell'io. Ao le ka malukia, o ke ao aka. Kau malukia, wale no. Ka malukia, o ka i. Morna Simeona. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Vangelo di Giovanni 14:27. Thank you.
La pace dell'io nell'ingiustizia del mondo, di Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing. La citazione, pace dell'io, accosta la preghiera di Morna Simeona, che è stata la grande sciamana kahuna che ha divulgato il sistema spirituale Ho'oponopono e l'ha reso praticabile da noi occidentali, accosta la preghiera di Morna Simeona, pace dell'io appunto, al versetto del Vangelo di Giovanni, quando Gesù dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace, e aggiunge: non come la dà il mondo, io la do a voi. Non so se Morna Simeona conoscesse questo versetto del Vangelo di Giovanni. Dubito che non lo conoscesse, perché se fosse una coincidenza sarebbe davvero magica. Trovo infatti questa frase di Gesù, ripresa da Morna Simeona, particolarmente toccante, per certi aspetti terribile, e per un altro aspetto straordinariamente potente. Mi fa riflettere perché mette in discussione, se posso dire così, il senso anche del mio lavoro. Io sono un editore di crescita personale. Cosa significa crescita personale? Significa che io posso crescere. Vi è una direzione che tende verso un punto esatto. Questo punto non è equivalente al punto di partenza, ma è un punto di arrivo. Questo punto di arrivo non è lo stesso del punto di partenza e non è allo stesso livello. È oltre ed è meglio del punto di partenza. Crescita dunque significa questo: io cresco, cioè io avanzo, vado verso un'altra direzione, una direzione che non è equivalente al punto di partenza, che non è la stessa direzione, che non vale la stessa cosa, ma che è diversa. È una direzione che mi porta al meglio, al bene, che tende al bene. Telos, dicono i greci. È una tendenza, un andare verso, è un finalismo. Puntare a un fine, a qualcosa che sento che è meglio per me, o perlomeno sento che mi spinge verso quella direzione. C'è qualcosa in me che mi spinge verso quella direzione, che è una direzione verso il meglio, la direzione della crescita. Se non ci fosse questa struttura, non sentirei la spinta a domandarmi di andare avanti, di crescere. Se tutto fosse uguale, non ci dovrebbe essere questa spinta che anche tu, non ho dubbi, senti. Vi è un'energia nella mente come nell'universo, e vi è un'energia nella mente poiché vi è questa stessa energia nell'universo. Un'energia che è olotropica. Olos in greco significa intero, tutto. Trepein significa tendere verso. È una energia che tende al tutto, cioè tende al meglio, all'intero. Anche in questo caso non si tratta perciò di una energia isotropica, cioè che ha lo stesso valore. Si tratta di una energia olotropica, che invece ha una direzione precisa, una direzione di crescita. Ecco che allora qui troviamo un punto fondamentale. Dice Gesù: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Ci sono due aspetti qui che vengono ripresi anche dalla preghiera di Morna Simeona. Pace del mondo, primo aspetto, e pace dell'io, secondo aspetto. La pace è il punto centrale, ma non come la dà il mondo, dice Gesù, io la do a voi. E sembra qui dirci, a me pare in maniera inequivocabile, che nel mondo non c'è pace. Che in un certo senso il mondo non può dare pace. Il mondo non è pace. Il mondo è ingiusto. Il mondo è pieno di guerra. Il mondo è violento. Il mondo è cinico. Il mondo è spregiudicato. Non può dare la pace. Ma allora se non c'è pace nel mondo, siamo perduti? No, perché Gesù dice un'altra cosa. Io la do a voi. Io. Pace dell'io. Ma che cos'è questo io? È qualcosa che non è il mondo. Io sono colui che sono, è la rivelazione di Dio a Mosè. Che cos'è questo io sono, allora? È pace. Io sono colui che dà la pace. Sono io la pace che do a voi. C'è una connessione, mi pare evidente, tra noi e qualcosa che non è nel mondo, ma che dà la pace al mondo. E che cos'è questa pace, se non già la struttura spirituale,
la realtà spirituale. Essa non è del mondo, ma dà la pace al mondo. Voi siete nel mondo, ma non siete del mondo. Ecco un'altra meravigliosa, radicale affermazione di Gesù. La pace nel mondo non è del mondo, ma può essere connessa, può essere inviata, data, donata al mondo. Ed è questa la connessione che per me si rivela il significato più potente di quello che cerchiamo. Platone la chiamava la seconda navigazione. Vi è un punto differente, vi è uno slancio diverso, una zona, una dimensione diversa. La seconda navigazione, appunto, la dimensione perfetta, pura, spirituale, che è pace, che è già pace. Il mondo può tendere ad essa. Telos, andare verso, crescere, dirigersi verso di essa, oppure può non farlo. Ma c'è una differenza tra il non farlo e il farlo. Il farlo corrisponde alla direzione che porta alla struttura stessa, alla natura stessa del non mondo, cioè dell'universo spirituale intelligente. Il non farlo porta in una direzione che va fuori. Non c'è equivalenza. Però ancora, non è il mondo che dà pace. La pace proviene da qualche altra parte. Qualche altra parte che è già pace, che è solo pace. E questa pace viene data a noi che siamo nel mondo e noi, attraverso il mondo, possiamo avanzare, crescere verso la direzione che è la nostra natura spirituale. Questo ci dice un'altra cosa, che se c'è una direzione, se c'è un punto esatto di realizzazione che già è, e che certo non è nel mondo, ma che è connesso al mondo, ciò significa che vi è una reale connessione tra Dio e il mondo. Quel gesto di creazione, così potentemente magnetizzato da Michelangelo. Vi è una connessione reale e continua tra Dio e il mondo, e questa connessione spirituale è ciò che muove, ciò che spinge verso una direzione precisa, la direzione della realizzazione e dell'unità spirituale. Ciò indica che effettivamente c'è, esiste, è reale una struttura spirituale, e questa struttura spirituale è intelligente. Mi sono sempre domandato perché se l'universo è intelligibile, comprensibile razionalmente, non sia intelligente, come se una struttura inanimata possa essere compresa attraverso un'intelligenza che da dove proviene? Che è fuori dall'universo stesso? Se noi siamo intelligenza, ciò non può significare altro che anche l'universo è intelligenza. Ecco, io penso che questo io sono, sia proprio intelligenza. E penso che tutti noi dovremmo pensare che vi è realmente una seconda navigazione, che possiamo elevarci a un'altra dimensione di pensiero, di parola e di azione, anche rispetto all'ingiustizia di questo mondo. Perfino alle atrocità di questo mondo, alla follia di questo mondo, all'assurda, cinica, spregiudicata mancanza di pace di questo mondo. Se io resto in questo mondo, sono perduto. Ma se io penso a questa struttura, a questa dimensione, a questa connessione, ecco che raggiungo la pace. La pace dell'io, la pace di Dio.
Radio Area 51 Publishing. La prima radio interamente dedicata alla tua crescita personale. Scopri tutte le novità di crescita personale firmate Area 51 Publishing. Vai su www.area51editore.com.